Per riempire le formazioni, ma a questo punto andiamo a dare un'occhiata ai sestetti che scenderanno in campo, iniziando ovviamente da quello della Big Macchera con Chieri. Questa è la formazione con Chieri che schiererà il palleggio Kirillova, opposta Godino, e come Martelli, Pacale e Fiorin, con Vincenzi e Scotti invece quanto riguarda il centrale. La Netflix Vicenza con la diagonale composta da Barriere di Risilo, l'altra con Pacchianella e Arrighetti, Forosca e Dallin come centrali. Altri dell'incontro sono Andrea Tomaselli di Catania, Umberto Ravallese di Ragusa. Tra i grandi assenti di questa gara, suo malgrado, c'è anche il CT della nazionale giapponese Soyuki Yajimoto, bloccato da problemi con i voli. Non si tratta come problemi sindacali come in Australia, ma una nevicata che ha bloccato per qualche ora l'aeroporto di Tokyo e di conseguenza ha bloccato anche l'arrivo qui del tecnico e comunicatore della TBS, la televisione giapponese, voleva visionare la stella del sollevante. Ovviamente ci riferiamo a Miyuki Tagashi, o meglio Shin come vuole essere chiamata. In virtù del supposto atteso arrivo del tecnico della nazionale giapponese, Vicenza aveva rinunciato alla sua clamorosa protesta per essere di schierare in campo le ragazze della B1, si è limitata a scendere in campo a fare di schieramento con una maglietta con scritto meno arbitri, più arbitri, questo non per sottolineare la cattiva gestione degli arbitri nelle gare, almeno così c'è l'attento Coviello, ma la cattiva gestione del settore arbitrale che deve essere aiutato a crescere, perlomeno questo è quello che Coviello intende propagandare col suo messaggio. Vedremo quanti appoggi troverà in Lega e Federazione, se la società saranno più o meno d'accordo con lui. Per quanto riguarda Vicenza, ieri Silo e De Gennauro erano date in forze per la trovata, proprio il mignolo, per il libro al ginocchio, sono regolarmente in campo, quindi il problema è risolto. Accanto a me, ormai come da qualche tempo a questa parte, sempre più spesso, Isabella Mignani. Isabella, che gara dobbiamo aspettarci? Una gara combattuta, l'abbiamo vista nel girone di andata, finito con una delle prime sorprese di questo anno, ovvero la vittoria per 3-7-2 della Vicenza su Chieri. Troviamo più o meno le stesse squadre, solo che a Chieri c'è il grande acquisto di Elena Godina e il cambio in regia di Irina Kirillova. Dall'altra parte della rete, formazione più o meno confermata con il cambio in regia, appunto oggi c'è Stefania Dallinia, una delle tante giovani del Vicenza, invece di Magdalena Sliva. Vicenza che ha perso Moid Adams, volata in Giappone, Sania Sarovic, Valentina Tirozzi, la prima in prestito al Castelfidardo, la seconda in prestito alla Riso Scotti, prestiti che hanno creato qualche problema alla formazione di Emanuela Benelli, che non si aspettava la partenza di Moid Adams, almeno questo secondo quello che si è sentito, si è letto e si è visto. Fatto sta che il suo Adams è volato in Brasile. Intanto prima palla dell'incontro va a picchiare duro, duro Vicenza, ma il muro vincente è quello di Chieri, 1-0, partenza sprint del muro, quindi della squadra di casa. Al servizio sempre Irina Kirillova. Buona questa volta la ricezione, prova con la diagonale, ottimo l'attacco. Questa volta di Vicenza non c'è muro che possa trattenere la botta di Katarzyna Smolowska. Uno pari.
Arrighetti, tra l'altro Arrighetti è nella classifica di campionato l'ottavo centrale, ma è la terza italiana in questa classifica, quindi un elemento da tornare con assoluto controllo. Tra l'altro l'italiano, uno degli italiani che è di fronte, la compagna di squadra è Stefania Becchianiella, quindi le due migliori centrali italiane, classifica alla mano, sono in Vicenza, davvero non male. Intanto l'errore fischiata, il doppio, direi che non sono dubbi, Tomaselli e Ravalese in questo caso hanno visto benissimo. Beh, questo era molto lampante, un errore classico, a Capacale non ha visto arrivare da dietro Irina Kirillova e c'è stato il fallo. Svanowska all'assalto come di consueto, al suo bolide ben controllato questa volta la Fiorin, che adesso va ad attaccare, distanza dalla rete, trova una grandissima diagonale con Mochi De Gennaro fuori misura, 3-2. Gran colpo questo, sembrava in virtù anche del suo controllo di battuta non eccezionale, sembrava una palla destinata a essere sprecata. Sì, tra le altre cose adesso Chieri nelle ultime settimane ha cambiato modulo di gioco, Valentina Fiorin, che è una delle nostre promesse in posto 4, è ritornata in questa posizione e devo dire che ha una maggiore confidenza. Intanto Ea Godina mette giù il punto del 4-2, nessun problema per lei, anche una bella gran lavorata da Kirillova, a dire la verità, le ha offerto un piatto d'argento. Intanto non passa il pallone di Cristina Vincenzi, è il primo errore sul servizio dell'intera gara, punteggio adesso di 3-4. Derisilo ha una fasciatura rigida al mignolo della mano sinistra, un problema che ormai sta portandosi dietro da tempo, non riesce a superare. Intanto questa volta buona la difesa sulla botta di Godina e Svorosca. Godina sporca la botta, mette fuori causa Kirillova. 4 pari. Derisilo, ancora lei, il suo turno di servizio. Palazzetto assolutamente al completo, bella scenografia prima della gara dei tifosi del Chieri. Il pallonetto di Elena Godina, il punto numero 5 per 5-4. Godina ha fatto vedere gran belle cose fino adesso, il primo muro e altri due punti sui 5 totali, adesso va a picchiare in servizio di sezione con qualche problema, adesso dunque a lavorare la palla all'attacco di Vicenza, controllato ottimamente da Chieri, ancora con Fiorin, il muro con la palla che rimbalza sul nastro, opportunità per Vicenza per Chiare, Svanowska, il muro di Daniele Scotta, che altro non è che il primo centrale della classifica di campionato, ovvero sia la crema dei centrali è tutta qua oggi. Sì, è un ruolo che a Chieri si sfrutta molto, hanno trovato questa centrale che poi è titolare della nazionale americana, che arrivò seconda ai mondiali dietro di noi per fortuna, e hanno trovato in lei un grande elemento, non solo a livello tecnico, perché in attacco e a muro è molto importante, ma anche a livello proprio di spirito di squadra. L'anno scorso spesso è stata impiegata anche come posto 2 e se ha bisogno la squadra di un suo sacrificio, lei è sempre la prima a farlo. Problemi in ricezione, ne approfitta Arrighetti. E allora 6 pari, 2 punti consecutivi di Vicenza, il primo di Borelli, il secondo di Arrighetti, su questa ricezione difficoltosa da parte di Chieri. Tutto da rifare, sprecati 2 punti di vantaggio, arriva poi l'errore in servizio di Stefania Pacchiagnella, una stagione veramente buona, la sua sta crescendo davvero gara dopo gara. Anche chiara. Sì, diciamo che il ruolo dei centrali è quello più coperto, tanti, veramente tantissimi gli elementi di valore. Scott e Kirillova chiama ancora anche a Pacale dall'altra parte, non c'è modo di contenere questa palla. 7-6, 8-6 con questo punto, si arriva quindi al primo time out tecnico e noi andiamo a sentire cosa sta accadendo sulla panchina di Chieri. La partenza loro per ora che partono molto larghi, ok? Non aiutano tanto sul primo tempo, perché la distribuzione è buona. Ragazzi qua, dimmi. No, benissimo, infatti va bene, capito? No, te lo dico come scelta, poi tutto organizzo. Allora, ragazze,
stiamo tenendo molto bene il discorso del muro, eh. Abbiamo perso 2-3 punti perché non comunichiamo. Ormai troppo perfetto, è un appoggio che nessuno ha chiamato presto, la palla di Rina che deve alzare. Allora, più tranquillità in quelle cose lì, va bene? Il resto della lettura c'è, attenzione che rispetto a quello che abbiamo preparato, stanno giocando un pochino meno primi tempi, stanno giocando molto di più su Irina quando c'è Irina e in apertura in quando c'è Valentina, ok? Guardi che sia la tattica, cominciare così e primi tempi un po' dopo. Vediamo quello che succede, però attenzione totalmente con l'attacco a due, lasciamo la pattagnana da sola e veniamo con lei, va bene? Andiamo così. Insomma, Guidetti sta trovando davanti un'altra Vicenza rispetto a quella che credeva allora. Anche a quella che si è vista sabato scorso con Bergamo. È anche vero che la scorsa settimana Vicenza si trovava una squadra con un centrale non titolare, ovvero l'Ortolani, schierata proprio per i problemi di organico legati agli infortuni di Bergamo, per cui magari ha cambiato gioco. E adesso si trova un'altra squadra, però... come ha detto prima, c'è una distribuzione davvero buona per cui permette all'attacco di farsi sentire. Questa volta la seconda linea di Codine è su Nastol, il primo attacco è stato salvato in maniera splendida da Monica De Gennaro. 7-8. Bellinia, la gestione di Pagali, Grinova, la tedesca che va a attaccare il muro, allarga, allunga la traiettoria del suo colpo, 9-7. Dentro Vincenzi, per quanto riguarda Chiesa, il libero Bori. Lungo forse questo servizio, decisamente Scott fuori misura. 9-8. Nuova staffetta tra Borri e Vincenzi. Borrelli su Fiorin, Kirillova, ancora Pacale, tenta il pallonetto del secondo pallonetto che va a terra dalla parte di Vicenza, sì, arrabbia Manu Benelli. Questo è il punto del 10-8, torna quindi a più 2. Torna di casa Kirillova, istruzioni di Guidetti, palla corta. Riesce a gestirla comunque bene Vicenza, la grandissima difesa di Fiorin può costruire però la seconda palla d'attacco con la botta di Dirisilo che non passa, prova adesso Godina, la palla è bloccata dalla ragazza del muro di Vicenza. 18 più 3, time out chiesto da Vicenza. Allora noi andiamo a sentire cosa da dire Manu Benelli e le sue ragazze. Su di giro. Ok, rallentiamo, siamo troppo su di giro. Stefano, ti ho detto, primi tempi adesso. C'è la Vincenzi davanti, abbiamo il nostro attacco a tre, primi tempi. Su cambio palla va bene, ricercata, coraggio, coraggio ragazzi, dobbiamo avere coraggio. Bravo, in difesa, con calma, nella posizione, stiamo lunghe, con calma. Ok, piano a muro sulla Pacale, il prossimo pallonetto che cade mi incazzo di brutto. Allora, tutta via ragione Guidetti, arrivano i primi tempi allora. Arrivano i primi tempi. Attenzione che cambia di nuovo tattica. E poi sui pallonetti abbiamo visto arrabbiarsi molto Manu Benelli, in modo particolare che il primo poteva essere una sorpresa assoluta, questo secondo andare a terra davvero non doveva, o meglio, gli allenatori non gradiscono mai. Intanto la Codina vince una ennesima sfida a reti, ma lì davvero sono l'esperienza e 197 centimetri probabilmente a fare la differenza. 18 più 4 per Chieri, chi rilova il servizio, ancora una palla corta, la gestisce molto bene anche in questo caso Vicenza. L'attacco, Smolowska va a recuperare la palla che è stata smorzata dal muro, tenta il pallonetto difeso da Bori e poi questa volta è Valentina Arrighetti a vincere il duello a reti. 9-2. Adesso va a servire, la palla è su Borri, Kirillova, il primo tempo con Vincenzi, capisce tutto, Pacaniella, ancora un tentativo di pallonetto, ancora una palla che sta a terra, mani sui fianchi di Marco Benelli, decisamente arrabbiata. Sì, fulminata la sua palletta, perché prima di ricostruire deve comunque difendere. La pasta questa volta Stefania Pacaniella, torna meno 3 Vicenza, 10-13 con la Pola Gadazzina, altissima al salto, non forza però piazza la palla, Fiorin, Kirillova, ancora una combinazione rapida, la difesa dall'altra parte
Seconda opportunità sempre per Fiorin, ancora una grande difesa di Podolska in questo caso. Pacale che rinnova Vincenzi, ancora la buonissima guardia della Stefania Pacanella che per due volte ha chiuso davvero il muro e poi l'attacco vincente di Chiesa, a questo punto è quasi di Pacanella, due bellissimi muri che hanno permesso la ricostruzione del punto. Meno due per Vicenza, 11-13. La sua botta lunga, 14-11, due errori per parte da Cristina Vincenzi. Aveva esordito con un errore prima al turno di servizio, questa volta la palla è dentro, l'attacco di Virgilio, la palla rimane lì. Questa volta non servono i centimetri a Elena Godina, si lascia sorprendere da una palla pazza, chiamiamola così. Sì, il nastro l'ha proprio parata, bloccata. Virgilio. Questa volta la palla è larga ancora una volta. Terzo errore di servizio, secondo consecutivo per quanto riguarda che torna quindi a meno 3. Opportunità di attacco per Borrelli, buona la difesa di Chieri, il palleggio di Gennaro, poi l'opportunità ancora per la solita Stefania Pacanella che sta cercando di coprire ogni punto del campo, c'è il tocco del muro, si prende anche gli applausi di Manu Benelli, dentro Arrighetti, fuori il libero di Gennaro, punteggio destra di 13-15. Pacanella su Pacale, Fiorin dalla seconda linea, prova Elena Godina a piazzare la palla, Conosca attende fino all'ultima, poi decide di lasciare andare fuori, sorride, ha visto benissimo al millimetro davvero. 14-15, due punti recuperati con la Minetti Info Plus Vicenza. Pacanella ancora al servizio, ancora una palla corta, Borri, Chirilova, Scott è arretrata, però la palla ha un gran colpo perché deve andare contro la palla alle sue spalle. 16-14, ancora time out tecnico e torniamo quindi sulla panchina di Giovanni Guidetti. Siamo 16-14 per noi, abbiamo già fatto 6 cagate, ma cagate, potremmo già essere 25-12 o a 10-8. La palla lì a muro, sbagliamo quando vogliamo tirare fuori, due ricezioni sulla palla float, arriviamo tardi, mettiamo male le braccia, una chiamata non fatta, tutte palle che stiamo gestendo bene, il loro gioco ci siamo sempre, stiamo toccando e difendendo, non regaliamogli poi il contrattacco, o perché chiamiamo male, o perché tira in rete, eccetera, con calma, il secondo tocco è sempre di Rina, se no chiama lei, andiamo a giocare la pallata e tranquilli che stiamo giocando bene, forza! Non gradisce i troppi errori della sua squadra, dall'altra parte Manu Benelli praticamente il discorso almeno quello abbiamo visto con la mimica è essenzialmente lo stesso, troppi errori, in modo particolare tornato su quel terzo pallonetto, ma poco da dire. E allora si torna in campo, 16 per la Big Map Chiera col Chieri, 14 Minetti Info Plus Vicenza. Al servizio la squadra di casa con Valentina Fiori, buona ricezione, l'attacco di Valentina Borrelli, passa ancora una volta, 16-15, ormai è palla a palla, un punto da recuperare per Vicenza, si paga la linea. Borri, Chirilova chiama Scott, la palla rimane sulle mani di Valentina Borrelli, sfortunata in questo caso ma una gran botta dell'americana. 17-15, ecco il replay che ci offre Massimiliano Mura, facendo la scorta. Allora palla che va ancora a terra, buona occasione ancora, Valentina Borrelli sta mettendo le sue mani su ogni punto praticamente della Minetti Info Plus Vicenza, 17-16. Stiamo dicendo Isabella, su Daniel Scott è necessario un muro a due. Sì, è necessario un muro a due, lei è molto potente, per cui un muro a uno difficilmente può controllare la sua direzione d'attacco.
tra l'altro per due volte ha dovuto attaccare palle leggermente arretrate rispetto al suo asse e ha comunque tirato fuori due palloni incontrollabili da parte del muro. Fiorin Kirilova chiama palla Paciale, riceve, c'è il muro, il salvataggio di Vincenzi, il Fiorin che può praticamente palleggiare l'altra parte, si ostacolano però le ragazze di Vicenza, pallonetto vincente di la Valentina Arrighetti, 17 pari, aveva 3 punti di vantaggio, 4 addirittura su 12-8, si arrabbia Giovanni Guidetti, ma noi andiamo da Manuela Benelli, lasciamo Chieri a discutere in frase. Ok, adesso non cade il pallonetto, Iva, molto occhio sulla Vincenza adesso tu, ok, se la manda dietro stiamo attenti alla palla, Braga, ok, se la manda dietro stiamo attenti alla palla, ok, pronta su di lei, muro chiuso sulla Paciale, Mocchi, se vedi il muro bene chiuso, Iva, scendi bene in difesa e tu ti apri un po', andiamo Raga, dai, vai. Ovviamente Vicenza da quel meno 4 sembrava un set segnato per come era andato fino a quel momento, adesso ogni risultato è possibile. Sì, aveva dimostrato pochissima reattività, cosa che invece è una delle caratteristiche di questa squadra, e soprattutto adesso la Benelli ha chiesto lettura del gioco, quindi saper cambiare la disposizione in difesa a seconda del tipo di palle che arriveranno da Chieri. Intanto passa ancora una volta la tedesca, anche attaccale. Qualche problema in ricezione, Karis Swarovska riesce a passare comunque. Questo è un punto che vale d'oro perché voleva uscirne una palletta. Arrighetti, arrivata dalla A2, sta giocando in maniera splendida questa stagione in A1. Il tentativo di difesa di Vicenza, la palla va fuori, cioè passa con una certa facilità da zona 4 Chieri, 19-18, gli ultimi 3 palloni sono arrivati tutti da zona 4, palloni punto, non c'è opposizione da quella parte, ancora la gran botta, questa volta è out veramente di un palmo, 20-18, più 2 Chieri, palla corta, difficoltà Vicenza, Grillova, Vicenzi la finta, finita quest'altra parte, grande lungo linea questo, 21-18, gran palla, ecco, la prima battuta la fa rivedere, guardate, in banda precisa, e adesso accompagniamoci anche noi sulla panchina di Giovanni Guidetti, andiamo a sentire cosa deve dire il tecnico alle sue ragazze. La battuta, che va bene, ok? Attenzione adesso, bisogna giocare di più. Niente di che perché non ha ricevuto più perché. Okay. Con una palla in quattro nella direzione del muro. Manteniamo allora le scelte, manteniamo le scelte, ok? La girisilo sulla prima palla che non passi in mezzo al muro. Occhio all'eventuale parallela, ok? E di là con la Skowronska stiamo attente. Appena fatto un mano fuori all'anca, ok? Quindi si vede molto spazio da tira. Andiamo. Yeah. Insomma, da controllare in maniera particolare la polacca di Vicenza con Valentina Arrighetti e la Valentina Morelli stanno creando problemi grossi, ma in finale di 7 senso unico, Chieri passa con estrema facilità, prova ad attaccare ancora Brosca, la palla è lunga, secondo il loro in attacco no, c'è l'invasione sanzionata dal secondo arbitro Umberto Ravallese, non se n'era accorto il primo arbitro Andrea Maselli, aveva segnato il punto visto l'attacco largo a Chieri, poi è arrivata la segnalazione, il richiamo a Manu Benelli che aveva protestato un po' vivacemente di primabile visto al tesoriero da segnale, ma poi è arrivato giusto con una frazione di secondi ritardo rispetto all'esplosione di Manu Benelli, punteggio quindi 19-21, con questo 22-21, un altro gran punto di Chieri questo. Sì, grande coraggio di Kirilova che ha fatto anticipare moltissimo la Vincenzi, che è forse uno contro uno con la Stefania Baccagnella che è una grande specialista a muro, forse la scelta più ardita proprio perché davanti comunque c'era Elena Godina pronta ad attaccare, solo che appunto magari era anche l'attacco più prevedibile. Intanto ho visto l'entrata in campo di Sara Petrolo, il muro
il muro vincente, la palla va a pizzicare la linea, sta andando davvero tutto per il verso giusto a Chieri, 19-23, ancora un cambio, fa il progresso in campo, la giapponese Shin le fa posto, Ivana Dierisilo, la serba, una buona gara per lei fino adesso. De Gennaro, una ricezione così così, Svorowska, Shin prova a attaccare questa palla, va a piazzarla, Kirillova, Elena Godina, la sua botta smorzata dal muro, opportunità d'attacco, ancora il muro di Chieri, terza palla costruita, questa volta Shin, il muro va a sporcare, Godina prova a salvarla, punto della giapponese, 20-23, anche se non c'è qui il commissario tecnico della squadra nazionale, è entrata, ha fatto punto e adesso va a servire, meglio di così davvero non poteva. No, quello che sorprende di questa giocatrice è oltre alla grande freddezza, perché ogni volta che entra su un punteggio abbastanza compromessi, è proprio la tecnica, anche qui aveva una palla staccata, alta, che non è la sua, è andata a cercare il maglio. E a proposito di bene le palle, Valentina Fiorin, anche lei è arrivata dalla 2, anche lei dal cavestale, anche per lei, nel caso di Righetti, una stagione meravigliosa in A1, 24-20, 4 palle serie a disposizione di Chieri, la prima tenta il pallonetto, annullato, secondo attacco la seconda linea, Svorowska, ed è Daniel Scott, pone il suo muro, che pone la parola fine al primo set di Chieri, parte 25-20, Vicenza è davvero un gran set, è stato di caso in modo particolare per la seconda parte, si è partiti dal 18 pari. 2 punti appena di Vicenza, 7 di Chieri. Sì, una grande accelerazione e in questo caso Vicenza, quando si trova appunto una squadra tecnicamente più forte, più evoluta, deve trovare il coraggio di rischiare di più, di velocizzare il gioco, di alternare anche appunto fasi di gioco in cui i centrali sono protagonisti ed altre in cui la palla deve essere necessariamente variata di più. Indubbiamente è stata più capace Chieri di cambiare, di andare a migliorare dove era mancato, di andare a colpire dove Vicenza si è trovata in maggior difficoltà. In modo particolare gli attacchi da zona 4 passano praticamente tutti, poi arrivano quei gran colpi come quella palla centrale di Vincenzi, che l'attacco sì scontato quanto vuoi, ma velocissimo e imprevedibile, in un momento importante peraltro ha tolto la palla in servizio, con un momento era in mano a Vicenza con un punto fatto, poteva chissà cambiare forse fino agli set, così non è stato. E adesso tutto da giocare, Vicenza deve indubbiamente cambiare qualcosa, Chieri direi che sta andando dalla parte giusta. Tra l'altro a questo punto approfittiamo di questa pausa anche per ricordare una delle tantissime iniziative della Vicenza del presidente Coviello, ha adottato il Musashis, una squadra eritrea della capitale Asmara, rispondendo così a un appello del funzionario della nostra ambasciata italiana in Eritrea, che si occupa appunto della cooperazione tra il nostro paese e quello africano. E la società biancorossa ha inviato rete, mute da gioco, t-shirt e d'allenamento e quindi insomma davvero non male. Inoltre pensate, la Minetti Info Plus Vicenza ha deciso anche di donare la montare delle multe di violazione del regolamento interno proprio alla squadra dell'Eritrea del Mosaic, davvero una gran bella cosa. Intanto diamo un'occhiata alle statistiche, una buona ricezione complessivamente quella di Vicenza, ciò che è mancato lo vedete in attacco, un 55 contro il 42%, 6 muri di Chieri contro nessuno di Vicenza, e questo l'ha detto anche Guidetti, il nostro muro sta funzionando, e direi che Guidetti, statistiche alla mano, le sue assolutamente precise in anticipo rispetto alle nostre, ha letto la gara nel migliore dei modi. Indubbiamente Vicenza sta mancando a muro, quindi nella prima difesa, e sta mancando in attacco. Difficile così andare a riprendere Chieri. Sì, molto difficile, soprattutto perché quando l'attacco gira a mille come sta funzionando a Chieri, i problemi di Chieri nel primo set sono stati appunto alcune imprecisioni, alcune sporcature, alcune palle non chiamate, non sicuramente a livello di gioco. Se l'attacco passa così facilmente è difficile poi mettere in condizione. Adesso il set ha cambiato qualcosa, ha preferito l'attaccare, si perde qualcosa a muro, magari tiene qualcosa più di difesa. Prima palla spostata al
muro, proprio Scinni in attacco, il muro non trattiene quanto passa la palla, il primo punto quindi è proprio di 1-0, istruzioni di Manu Benelli alla sua stellina giapponese. Valentina Righetti su Pacale in leggera difficoltà, il pallonetto di Fiorin, l'opportuna destra per Konoska, la sua botta smorzata dal muro, Borri, Kirillova, il palleggiare indietro per Elena Domeneghe, ancora una volta, uno pari. Godina o manda la palla su un altro o passa, fino adesso sì. Non c'è stata difesa su di lei. Diciamo che con più le volte che passa, poi adesso veramente si trova in una situazione favorevole proprio perché ha davanti Stagassi e i centimetri di divario sono veramente tanti. Scinne, la sua botta, ma tutto vellutato, quasi fila tra le mani di Fiorine e Scott. 2-1. Sono arrivati i due punti quindi di matrice giapponese, 5-6, quindi Manu Benelli sarà per adesso premiata per la sua scelta. Zvorowska, gran botta la sua, gran ricezione di Pacale, poi salvataggio di Fiorin, questo punto davvero sembrava già fatto per Vicenza, terzo attacco della giapponese, questa volta la palla è larga di un palmo, ma è fuori, due pari. Tutto salvato, recupero, guardate, assolutamente incredibile, grazie Massimiliano Mazzoni, Valentina e Fiorini che ha tolto una palla che era già a terra. La botta di Godina e Shin viene investita fondamentalmente dalla palla e la Godina mette a segno il 18° ace stagionale, il primo in assoluto di questa partita. Ancora la russa, un'altra gran botta, prova a gestirla come può. Scinne, un'altra palla che sembrava senza alcuna velleità e va a terra. Piazza questi colpi in maniera estremamente precisa. Gioca benissimo contro il muro e quindi ottiene il punto così, oppure ha la freddezza di guardare il buco che c'è nella difesa avversaria. Scinne al servizio, Pacale, Kirillova, Godina, seconda linea. Muro 1 su di lei, la sola Stefania Pancagnella non può assolutamente nulla contro la russa e passa 4-3. Fiorin al servizio, De Gennaro, la botta vincente questa volta di Stefania Pancagnella sul servizio di Stefania Dall'Igna, 4 pari. Fuori intanto De Gennaro, torna dentro, mai come di consueto a Righetti, la consueta staffetta tra le due, Pacagnella, palla lunga su Fiorin, Kirillova all'alzata e per Scott, prova a opporsi su Konoska, non ci arriva, nuova staffetta, Pacagnella De Gennaro, 5-4 in favore di Vincenzi Chieri, adesso al servizio con la statunitense Daniel Scott, ricordiamolo la migliore centrale del campionato di A1, statistica alla mano, muro vincente ancora una volta, questa volta di Vincenzi, il 7° punto su muro di Chieri, soffre decisamente a muro Vincenzi. Dall'Igna per Borrelli che chiama palla, Valentina Borrelli dopo averla ceduta lei alla sua pareggiatrice, chiude nel migliore dei modi questa costruzione, nonostante il muro 2 leggermente in ritardo, però problemi di ricezione, ne approfitta ancora una volta Valentina Borrelli, secondo punto consecutivo per lei e 6 pari. Si arrabbia Guidetti nell'occasione. Dall'Igna al servizio, palla su Pacale, Kirillova chiama ancora la tedesca, Mocchi De Gennaro prova ad opporsi, nulla da fare, 7 Chieri, 6 Vicenza, Kirillova. Palla corta sul linea dei 3 metri, Dall'Igna la combinazione con Righetti, poi non riesce Chieri a tenere sulla palla, se la ridono, ecco il represo, questa sorta di flipper. 7 pari. Righetti sta dimostrando che se la palla è spostata sul pallettatore, quindi o gli dà una pass oppure una tesa, riesce a passare con continuità. Sul primo
primo tempo di fronte alle mani ben piazzate della Vincenzi, che quasi sempre poi ha l'aiuto della propria compagna, quindi ha una strada fatata. Errore di Borrelli. Allora andiamo a sentire cosa sta accadendo sulla panchina di Vicenza. Guardiamo sempre la palla aspettando già quella dopo. Dobbiamo guardare una palla alla volta. Una palla alla volta. Fischia, non guardare il palleggio attorno. Guarda la palla. Date a due, la Vincenzi va dietro, sappiamo che non gliela dà o quasi mai. Vieni via, fregatene, può fare tutte le finte del mondo. Guarda la palla, vai dove devi andare. Vale. Palla là, se è dalla pipe ce la fai, palla staccata non gioca primi tempi, guardiamo questo, guardiamo una palla alla volta, sì, quella palla, non quella avanti. Tutto questo aspetto ha ragione Benelli, troppi errori, intanto questo non è un errore, è un grandissimo attacco, ci ripropone Massimiliano Mazzondi, e anche Apacale, partito dalla seconda linea, percentuale di attacchi nettamente migliorata, quella di Vicenza era ferma al 42% alla fine del primo set, adesso è risalita fino al 50%. Sta andando comunque meglio e Chieri sta dominando a muro, devono ancora arrivare i punti a muro di Vicenza, mentre sono già 7 quelli della, a muro della squadra di casa. 8-7 in battuta la Big Mat Caracol. De Gennaro dall'igna la Shin passa ancora una volta, tra l'altro una botta che finisce sul mignolo della mano di Cristina Vincenzi, non deve fare granché bene un colpo di questo genere. Arighetti, o Pinska come è soprannominata, Kirillova per Elena Godina, Scina nel tentativo di recuperare questa palla ma contro davvero la pubblicità, nulla da fare. 9-8 rimane sempre avanti la Big Mat Caracol Chieri, dentro intanto De Gennaro, fuori Arrighetti, il pallone è sempre per la battuta di Cristina Vincenzi. Il nastro smorza la palla dall'igna, Shin non passa, può comunque costruire da quest'altra parte con Sforoschi, ancora il muro a smorzare le Vincenzi, seconda linea di anche Apacale, va Scott Sforoschi, il duello tra le due a rete, una palla questa non bellissima di dall'igna per le compagne, opportunità per Godina, pallonetto non passa ancora una volta, lo scambio più lungo della gara questa, Shin prova a piazzare il colpo, la difesa a due mani di Kirillova, palla altissima per Godina, il muro da una mano per la difesa di Borrelli, dall'igna Sforoschi, il pallonetto, Scott lo intuisce con ampio margine di anticipo, seconda linea di Pacale, la difesa ancora una volta di dall'igna, Shin può solo palleggiare dall'altra parte, può costruire la palla appunto a Chieri, la botta, difesa da Shin, poi il dall'igna in tre per coprire questo colpo, poi Scott, ancora difesa di De Gennaro, dall'igna, Shin, non c'è tocco del muro, la palla è fuori. 10-8, esplode il palazzetto di Chieri per quello che è stato, forse non lo scambio più bello, ma sicuramente quello più combattuto della partita. Sì, sicuramente le squadre hanno capito che questo scambio era da vincere, hanno provato a fare molta fiducia. Sforoschi non passa, può attaccare Godina, al muro a due, la difesa di Borrelli dall'igna, chiama ancora Shin a intervenire, questa volta la giapponese passa, pallone ancora tra Perina e Scott. 9-10 in battuta va la schiacciatrice polacca di Vicenza. Al salto come di consueto Kirillova per Fiorin, Shin va a coprire una pallaccia, mettiamola così, Scott tenta un pallonetto, Sforoschi dall'igna, il palleggio rovesciato per la gran botta di Stefania Pacagnella, cerca un mano fuori con una potenza incredibile, 10 pari. Sì, è sorprendente quanto lei dalla Pacagnella fa trovare pronta con l'idea chiara di realizzare il punto, è difficile non vedere a terra il suo pallone in questa fase di contrattacco. Il pallonetto di Elena Godina riesce comunque a mettere in difficoltà e poi il tentativo di recupero di Shin è fuori misura. 11-10. Elena Godina, il suo unico ace della gara fino adesso. E questo è fuori di un palmo. 11 pari.
4-3 gli errori di servizio in sfavore, chiamola così, di Vicenza. Punto Chieri, questa volta c'è spazio nello schieramento di Vicenza. 12-11, si sente per un attimo anche l'urlo di Vicenza a sostenere la squadra di Coviello. Sono arrivati le ragazze dei club piemontesi della Vicenza Volley, e intanto ancora punto Vicenza, punto su punto, bella gara, bellissimo set questo, 12 pari, combattuto fuori De Gennaro, ormai la solita staffetta con Arrighetti, Pacagnella in battuta, Borri, Kirillova per Scott, l'americana, una diagonale indifendibile, c'era spazio e lo ha trovato, 13-12. Sì, Kirillova anche in questo caso ha creato un'autostrada per la Scott, aveva solo il muro di Valentina Borrelli e poi lei ha chiuso fuori da ogni traiettoria di difesa. Non passa Valentina Arrighetti, era già lì per aria, anche a Pacale la murata, l'ennesimo muro di Chieri, 14-12, passa più due Chieri. Arrighetti da linea per Borrelli, non ci sono problemi. Si girano Vincenzi e Kirillova aspettando di trovare forse maggior sostegno alle loro spalle, non ve ne. 13-14, da linea. Pacale, Kirillova, pallonetto, punto della palleggiatrice di Chieri, 15-13. E per Kirillova si tratta del 16° punto stagionale. Palla cortissima. Dall'Igna, Arrighetti, Kirillova, Vincenzi chiama ad intervenire. Godina questa volta non ha spazio per picchiare il colpo. Dall'Igna chiama invece l'intervento. Zvoroska prova a piazzare la botta. Kirillova la copre molto bene. Anche a Pacale il suo attacco. Lascia palla, Scinne intuisce la traiettoria lunga del colpo della sua avversaria. 15 Vicenza, 15 Chieri, 14 Vicenza al servizio, Valentina Borrelli. Kirillova per Pacale, il muro di Scin è sfortunato, è una mano fuori. La tedesca ha sparato con le mani della giapponese, 16-14, time out tecnico. Allora noi andiamo ad accomodarci sulla panchina di Giovanni Guidetti. Allora, un po' solo di calma, il contrattacco. Allora, chiunque c'ha la palla in difesa, alta, poi se viene Irina, se no viene Cristina, e i posti qua dobbiamo cominciare a tirare qualche palla in più fuori dal muro, forte, ok? O fuori dal muro o a giocare mano fuori sul posto 2, perché dritto per dritto stanno toccando bene. La mette per terra un contrattacco 2 perché stiamo scendendo bene le scelte a muro. Gestire meglio il contrattacco, Borrelli, ok? Sogna due volte che con Irina tira qua o qua. Questa palla qua non deve cadere, qua è dove c'è il posto 5, ok? Se tira qui lasciamogli il punto, qua c'è Elena, queste palle qua le prende Valentina, bene questa palla qua del posto 5, Takahashi, aspettate, all'ultimo, la mano e basta, ok? Andiamo, vai! Insomma, intanto abbiamo visto i tifosi di Guidetti, poi sì, Borrelli mi ha messo palle a terra, 3 per esattezza tra zona 5 e zona 6, tutte lì, ma tutte a terra, e Guidetti vorrebbe mettere una toppa, ma non sarà facile. Sì, non sarà facile, anche perché adesso è lei che sta guidando la squadra, quindi chiaramente si assume delle responsabilità maggiori. Da linea Shin, questa volta c'è la buona difesa di Borri, seconda linea di Pacale, il muro vincente di Arrighetti. 15-16, questo è uno dei rari muri di Vicenza, buon per la squadra di Manu Benelli che stiano arrivando, che sta crescendo anche questo fondamentale, la sua squadra, fino adesso assolutamente deficitaria. Arriva poi l'errore direttamente di Arrighetti sul servizio, 17-15, sono 5-3 gli errori di servizio in sfavore di Vicenza. Vincenzi, Scin in ricezione, Dall'Igna alla veloce con Stefania Pacagnella, 16-17. Più tranquilla Manu Benelli da consigli adesso istruzioni, o meglio la sua palleggiatrice.
Sofania Dall'India, terza stagione per lei a Vicenza. Katarzyna Smolowska, la sua botta, gran ricezione di Anca Pacali, la spostata la palla, poi l'attacco di Fiorin, la copertura di Shin. Dall'India, Shin chiede palla, non passa, c'è il quarto tocco, non c'era tocco del muro direttamente sul naso d'attacco, quindi il palleggio di Dall'India è sanzionato giustamente dalla coppia Tomaselli-Ravallesi come quarto tocco. 18-16 per Chieri, Elena Godina al servizio, la sua botta toccata dal nastro, Borrelli Dall'India, ancora Pacagnella, questa volta c'è la gran copertura, Fiorin la sua botta completamente fuori misura, ha cercato le mani del muro, non le ha trovate. 17-18, set apertissimo questo, non è calata, non è sparita, perché è termine esatto come nel primo set di Vicenza del finale, deve essere davvero punto su punto. Shin in battuta, una palla che non crea grosse difficoltà, può attaccare la seconda linea, Godina, buon muro vincente di Borrelli, 18 pari, 2 muri in 3 punti per Vicenza, davvero un grande avvio, contenta Manu Benelli, un po' meno Giovanni Guidetti, che chiama il time out, ma noi andiamo a sentire cosa da dire Manu alle sue ragazze. Buono così, buono così, sì, ok, pipe di qua, buono così, brava, questa fase qui ha sempre fatto quello, ok, dai raga, buono così, dai difesa, raga, usciamo bene sulle righe, giriamoci verso chi attacca, non stiamo storti, andiamo bimbi, dai! E allora è decisamente più soddisfatta Manu Benelli rispetto a quello che la sua squadra ha fatto vedere nel primo set e mezzo, diciamo così. Indubbiamente è cresciuta in ogni settore. Sì, è cresciuta soprattutto nell'opposizione agli attacchi, ha toccato molto di più il muro in questo set ed è riuscita anche a conquistarne due vincenti, quindi vuol dire che il lavoro per la difesa è più semplice. Seconda linea di Godina, il muro a due non basta per fermarla, 19-18 la russa. Oggi è in stato di grazia, ha sbagliato poco, ma contiamo forse un paio di errori in tutto. Dall'India per Pacagnella, gran attacco questo, una palla che sembrava leggermente arretrata per il centrale di Vicenza, ha guardato le mani del muro avversario, qui ha picchiato duro punto. 19 pari. Ricezione a due mani, Scott passa e questa palla davvero poteva forse essere difesa, almeno Manu Benelli è quello che sperava. L'ha vista arrivare però all'ultimo istante, Shin era coperta lei stessa dal muro. Borrelli Dall'India, Righetti, il pallonetto, difesa in più momento perfetta di Pacali Vincenzi, poi ci si perde, ma la palla sembrava già dall'altra parte. 20 pari. Si arrabbia Guidetti questa volta e ha ragione, guardate, in tre non chiamano, un errore che avevo già visto nel primo set. Intanto gran botta di Cristina Vincenzi, va a anticipare i tempi, trova un buco, questo è un punto tutto di testa di Cristina, aveva fatto un punto altrettanto importante nel finale del primo set. Arighetti Dall'India per Borrelli, la sua botta passa ancora una volta, Valentina Borrelli ristabilisce la parità, 21 per entrambe le formazioni, una gara bellissima questa di Valentina Borrelli. Borri, Kirillova, ha guardato dove fossero piazzate gli avversari prima di decidere a chi alzare questa palla, il tentativo di primo tempo di Vicenza lo intuisce. Poi Shin, la botta sul muro, ancora una volta non passa la palla, prova adesso anche a Pacale, la palla è dentro. Almeno era questa l'intenzione delle ragazze di La Speranza, le ragazze di Chieri poi è fuori, la stessa Manu Benelli fa segno al tecnico Guidetti, si guarda che era fuori di un palmo. Va giù la palla, quindi si torna in parità dopo il momentaneo vantaggio di Vicenza, 22 pari. Tutto da rifare. A servizio la tedesca, manca Pacale, mobile Di Maro, problemi in ricezione, gran difesa di Shin, Dall'India, Svarocca, muro vincente di Elena Godina, 23-22.
qui la gara poteva cambiare totalmente. Vicenza ha buttato via due palle con attacchi. Ecco, andiamo a sentire proprio Manu Benelli. Con calma adesso, ok, qui abbiamo la Godin adesso, quindi tieni il fischio vicino e proviamo a spingere la palla. Okay, sì. Prova a chiamare anche un doppio primo tempo, apriamo la palla in quattro, ok, doppio primo tempo, apriamo la palla in quattro, con scelta, ok, raga, cambio e andiamo noi, e andiamo noi. E scelta con un pizzico di attenzione in più. Il 23-22 poteva essere perlomeno inverso. Sì, beh, in questo caso la palleggiatrice ha mandato la Skubrowska praticamente contro un muro già fatto, cioè Godina era già fuori dal gomito in su a livello della rete ed era molto invadente, per cui era veramente un pallone difficile da gestire. È un peccato perché in questa fase si sta costruendo dei contrattacchi e deve gestirli meglio. Passa ancora una volta Chieri, adesso diventa importante questo punto con Cristina Vincenzi che nei momenti importanti esce fuori. Adesso andiamo invece sulla panchina, Giovanni Guidetti. Di prima che probabilmente la palla arriverà alla Skovronska adesso, ok? Quindi senza sette di prima, lei da sola e pensiamo qua. Contrattacco molto bene, ragazzi, se avete l'attaccaci, non è che se tirate dritto non mura, tocca, basta fare, appena così la palla va per terra. Andiamo! 24 Chieri, 22 Vicenza, palla set a disposizione della squadra di casa, nel primo set ha sfruttato la prima palla set a disposizione, la squadra di Giovanni Guidetti. Vediamo adesso cosa farà in questo secondo. Certo, adesso è un'altra la pressione di Vicenza su Chieri. Da linea Shin, gran attacco questo. Queste sono le sue palle, poi comunque dimostra di non avere paura e va a attaccare forte. Doppio cambio, ovviamente l'entrata in campo del Ilaria Antonucci, praticamente esordio assoluto di questa poco meno che ventenne, anzi qualcosina di meno, per alzare il cittino di Amuro, ma non è sufficiente. Arriva comunque il punto del 25-23, 2-0 ieri, 25-20, 25-23, questo secondo set decisamente più combattuto rispetto a quanto non fosse accaduto nel primo. Indubbiamente Manu Benelli potrà essere un po' più soddisfatta, ma la squadra si deve un po' ritrovare. Benelli, la vedete pronta a dare istruzioni. Allora intanto ci ha raggiunto in postazione qualcuno che con la pallavolo in teoria avrebbe paura a fare, Roberto Rolfo, pilota della Superbike. Se ne è parlato tanto per altri piloti che poi non arriveranno mai. La tua stagione, come sarà la prossima? Beh, intanto ciao a tutti, sono contentissimo di essere qui questa sera perché sono un gran tifoso del Chieri, chiaramente abito qui a 5 km, quindi direi che sono un tifoso doc. Sì, si è parlato molto di tanti piloti del GP che passeranno in Superbike, io sono stato uno dei primi e sono contento della scelta che ho fatto perché è un campionato che merita veramente, sarà spettacolare, con 30 moto in griglia sarà veramente spettacolare. Sì, per certi versi lo ho ancora di più, quelli dell'alta categoria, perché siete moto molto più simili tra di loro per buona parte, quindi ogni gara è davvero lottata fino all'ultima curva. Assolutamente, il 2005 è stato l'anno dell'esordio per me nella classe MotoGP, è stato un anno molto bello, però il divario tecnico in quella categoria è veramente elevato, tipo la Formula 1, il Superbike, le moto sono derivate dalla serie, penso di poter dire la mia e voglio provarci in tutti i modi. Diciamo, conta un pelo di più il pilota, forse? Sì, sicuramente, perché col discorso del monogomma, quindi le gomme uguali per tutti, e moto comunque derivate dalla serie, un team privato come il mio, io correrò nel team Caracchi, potrà sicuramente avvicinarsi agli ufficiali, poi punto a far veramente bene perché ho voglia di tornare in alto come quando ero in 250, quindi ci proverò. Adesso sfruttiamoti come tifoso doc, sì. Che te ne pare della gara? Beh, direi che fino a questo momento è veramente entusiasmante, sono contento perché avevo già partecipato come tifoso ad una partita in precedenza, non avevo portato troppa fortuna, sono venuto a riscattarmi insomma anche personalmente. Era un grosso rischio insomma la parte 2. Era un grosso rischio, ma sono contento, fino adesso incrocio le dita e penso che possa essere una buona cosa sicuramente. Benissimo, grazie tante, grazie, in bocca al lupo per la stagione che arriverà adesso
anche per te, noi torniamo a rituffarci in questo ultimo set, forse, almeno questa è la speranza per la squadra di casa, un ennesimo set, invece questa sarà sicuramente la speranza di Manu Benelli. Isabella, un primo set indubbiamente, tanto diamo un'occhiata alle statistiche, i muri, questo 3-2, i primi due muri della partita di Vicenza sono arrivati in un momento in cui Chierin ha fatti la metà rispetto al set precedente, è indubbiamente cresciuto l'attacco, la percentuale d'attacco di Vicenza, mentre è calata in maniera impressionante rispetto al primo set quella di Chierin. Perché questo altalenante risultato di Chierin che comunque il set l'ha portato a casa? Sì, beh, in questo set ha trovato la percentuale d'attacco è calata proprio perché è aumentata sia la fase difensiva di Vicenza sia la fase di opposizione a muro, per cui l'efficienza è calata, però comunque hanno mantenuto l'attenzione alta e non hanno dato grandi aperture anche in questo caso a Vicenza. Tutti i punti costruiti dalla squadra ospite sono stati strasudati, strameritati, proprio perché è una squadra che adesso sta crescendo. Chierin ha conquistato da poco il pass per la Final Four in Coppa CEV e quindi è pronta a giocarsi alla grande gli appuntamenti del mese di febbraio-marzo che ha nel carnet. E allora, prepariamoci per le emozioni del terzo set, inizia Chierin con Kirillova, Smorowska, Dall'Igna e Arrighetti. Gran attacco quello su una palla che aveva messo in difficoltà la palleggiatrice di Vicenza che ha dovuto lavorarla alla bella e meglio, invece è riuscita a tirare fuori un ottimo assist per Arrighetti. 1-0 Vicenza. Vicenza che ha fatto sempre il primo punto del set. Ricezione difficoltosa, Paccagnella non aspettava altro, 2-0. Grande avvio, la grinta di Manu Benelli la conosciamo tutti, è l'arma in più da dare, indovina le sue ragazze. Ancora Paccagnella, questa volta Pacale riesce a difendere una palla che sembrava destinata a terra. Opportunità di tirare però l'attacco, arriva ancora Paccagnella, solo ritardato il suo punto, 3-0. Mai Vicenza ha avuto 3 punti di vantaggio su Chierin nel corso dei due set precedenti. Sì, e mai aveva messo così tanto in difficoltà in ricezione la squadra di Videtti, tanto da non farla attaccare. Fiorin, Kirillova, primo attacco del set con questo pallonetto, va a coprirlo molto bene Arrighetti, la finta su un problema di palleggio. Zorowska prova a piazzare il colpo, Kirillova in fase di copertura, Elena Godina con il muro a due, deve spostare il colpo, lo può difendere quindi Vicenza, attacca con Zorowska e mette la palla sui piedi Kirillova, si arrabbia Guidetti, chiama time out e allora sul punteggio di 4-0 per Vicenza, noi andremo a sentire cosa da dire Giovanni Guidetti e le sue ragazze. Abbiamo due palle, facciamo un pallonetto con la palla sui 3 metri e una palla alta, tiriamo piano di là. Loro arrivano e tirano delle castagne ogni volta, hanno muro a due, tirano forte là, hanno muro a lui, tirano là, noi tiriamo piano, facciamo pallonetti con la palla nei 3 metri, oltre a ricevere da porco delle ricezioni di due all'ora. Andiamo, forza! Insomma, giustamente non trovo nulla che andasse bene, ma facile intuirlo. No, sì, infatti, in questa fase qui non vuole assolutamente che le giocatrici pensino che la partita sia già finita, già vinta con i 3 punti in più in classifica. Hanno giocato molto male in ricezione, su una battuta sicuramente piazzata ma non esaltante, e soprattutto non le ha viste aggressive e cattive nell'attaccare. Dall'Igna difende su Vincenzi, poi Smorowska prova a piazzare il colpo, poi addirittura passa sotto alla rete, se ne scusa con le compagne. Arriva quindi il break di Chierin, anche se non per merito suo. 4-1, Pacale, anzi 1-4. Dall'Igna per Shin, la sua botta sul muro, Kirillova in copertura, Cristina Vincenzi, il palleggio rovesciato per anche a Pacale. Questo è il primo per Elena Godine, questo è il primo attacco degno di questo nome per Chierin, un gran bell'attacco peraltro, 2-4. Guidetti suggerisce dove battere alla sua tedesca, palla lunga, non ha suggerito lì probabilmente. 5-2, l'errore della tedesca, il quarto. Poi guardate il tunnel di Manu Benelli, la pizzicata Massimiliano Mazzone, Smorowska, ancora un errore da servizio per la polacca, che è vero che tira delle castagne, come ha detto Guidetti poco fa, ma certo è
quest'oggi è diventata più fallosa che efficiente, almeno in questa fase. Shin controllata dal muro, opportunità di costruire la palla del contrattacco, Kirillova per Scott, nonostante la palla non fosse altissima, inventa la gran palla. E allora sono 6-3 per Vicenza, il parziale di questo set. Shin ha messo prima in difficoltà Chieri con il suo servizio, Fiorin questa volta non ha problemi, Kirillova, Fiorin va a attaccare, il muro tocca, poi in copertura non c'è nessuno, ma Rubenelli si arrabbia un po' con le sue ragazze e chiede alle ragazze di stare un po' più addosso, un po' più avanti, un metro, un passo. 4-6. Elena Godina e i problemi sul suo servizio sono stati parecchi fino adesso. Dall'igna per ancora la gran botta di Stefania Pacagnella, 7-4. Pacagnella è una regolarità oggi incredibile, quella che forse sta mancando da tratti nella gara per Katarzyna Smorowska, a tratti estremamente efficace, a tratti direi quasi assente. Arriva l'ennesimo errore di servizio di Vicenza, 5-7. In questa fase si vede che stanno cercando di rompere qualcosa nella recensione di ieri, in modo tale che poi le difficoltà per Irina Kirillova nella distribuzione di gioco aumentino, però stanno sbagliando un po' troppo, si tolgono più che altro loro il tempo di giocare. Tanto Fiorini va a coprire un pallonetto incredibile, l'attacco ancora di Borrelli, se non è Pacagnelli e Borrelli a tenere in corsa, anzi a tenere avanti Vicenza, 8-5. E si arriva ancora al time out e andiamo a sentire cosa da dire Manu Benelli e le sue. Aspettiamo un po' di più a muro, siamo in anticipo, ok? Prima cosa. Secondo, siamo tutto troppo lunghi, facciamo tutti un passo sotto, stiamo un po' più alte ma tutte un passo più avanti, ok? Troppi palloni ci cadono sotto, sia con la Fiorin che con la Godina. Ok raga? Ok? Questo, siamo, raga! Va bene così, calma palle, va bene, vai! Allora, Benelli l'abbiamo sentita, Guidetti l'abbiamo visto toccarsi la fronte, come dire usate la testa, e quello è vero, ha sprecato alcune palle, anziché ricostruire il punto le ha mandate semplicemente là senza troppa attenzione e a volte sono finite a terra perché il problema di distanza che abbiamo già intuito in cronaca diretta, adesso Manu Benelli non ha fatto altro che ricordarlo. Punti vincenti 44-41 per e Chieri, 10-11 invece gli errori, punto. Statistiche fredde quanto volete, ma fanno 2-0 in favore della Big Mat Caracol Chieri, con Vicenza che davvero al secondo set si è visto sfuggire tra le dita. E intanto il set, Kirillova chiama Facale all'intervento, la copertura difensiva di De Gennaro, deve attaccare e una palla un po' distante, non può infatti chiudere il colpo. Kirillova, seconda linea di Elena Godina, il muro tocca, una palla, un missile più che una palla destinata ormai in tribuna, nulla può Shin, 6-8 da meno 4 a meno 2 per Chieri, fuori Borri, dentro Vincenzo con Scott in battuta. Shin da linea, Borrelli 9-6 e poi la milanese va a servire su Fiorin, Kirillova, Cristina Vincenzi, la palla smorzata dal muro, può contrattaccare con Smorowska, c'è il punto, proteste di Guidetti, del secondo Stefano Lavarini, chiedevano un'invasione non segnalata. Anche Pacale richiamato dal primo arbitro Andrea Tommaselli, ovviamente richiamo riguarderà il suo tecnico, non la giocatrice. Punteggio di 10-6 in favore di Vicenza, fischi del palazzetto all'indirizzo degli arbitri, giustamente devono sostenere i propri a prescindere. Il palleggio, opportunità adesso grossa per Vicenza di allungare addirittura l'attacco in Smorowska, buona guardia di Vincenza a muro, ricostruisce ancora Smorowska, ancora Vincenza a smorzare, Godina, Kirillova, Pacale chiede palla, la ottiene, c'è il tocco del muro, non riesce a chiudere il colpo Vicenza, ne approfitta Chieri dal possibile più 5 alla invece al più 3 con Chieri che risale fino a 7, 7-10 intanto dentro di Risilo e fuori Smorowska.
la serva per la polacca. Di là è sempre Irina Kirillova, la signora Caprara. Ieri Silo, Shin non passa e Godina per lei davvero un muro in tutti i sensi. Ancora Shin su Godina, questa volta decide di sparare fortissimo sulle mani, anzi sui gomiti praticamente della russa che sporgeva, vedete, fuori, e trova invece una diagonale meravigliosa. Sì, ha chiuso moltissimo con il polso e ha cambiato traiettoria al pallone. Intanto prima di andare a cercare proprio le mani del muro, le trova tutte. Godina, il suo lancio attaccale e il suo attacco vincente sul muro che tocca direttamente fuori. 8-11, la tedesca al servizio. Borrelli da linea Shin, ancora una diagonale incredibile. Questa volta non tocca però le mani del muro, tocca direttamente il nastro, la giapponese. Ecco il replay che finisce 9-11. Facale, battuta. Shin da linea, Shin il suo pallonetto rimane sulle mani di Fiorina e poi Cristina Vincenzi prova a beffare gli avversari. Ancora Shin, la sua botta non passa. Gran momento del muro di piedi questo, impedisce qualsiasi offensiva delle ragazze di Manuela Benelli. Punteggio destri di 10-11 fuori di Vicenza. Andiamo a sentire Benelli. Un passo avanti, subito a prenderla, Stefano, possiamo fare sempre la stessa cosa. Ha ricevuto 3 volte il centrale, una dagliela. Se no non stanno più lì. Dai raga, andiamo a noi. Porta! Vicenza ha dilapidato 3 dei 4 punti di vantaggio per mancanza di fantasia in fase di costruzione, sì. Sì, in questa fase soprattutto ha dato troppe palle a Takahashi, fatto a trovarsi un muro come Godina e Vincenzi davanti, ma è proprio che non crea più difficoltà al muro, che sa già dove andare e non crea dei abboccamenti, delle esse. Sì, insomma, tra Shin e Godina ci sono qualcosa come 22 centimetri. Arighetti fissa il punteggio sul 12-10, di Risilo in servizio. Palla altissima, la sua botta. Borri, Kirillova, Godina, una castagna, per usare il termine di Giovanni Guidetti, assolutamente incontrollabile. 11-12, palla del possibile pareggio nelle mani di Cristina Vincenzi. Borrelli da linea, seconda linea meravigliosa questa di Ierisilo, 13-11, gran bell'attacco questo della serva. E adesso è Shin, Facale, Kirillova, Scott, la combinazione rapida ben gestita dal muro di Vicenza. Pacagnella per Borrelli che picchia sul muro, la copertura in difesa di Facale, va a attaccare adesso Rena Godina e Nastro le porta la palla fuori. Ha dovuto chiudere molto il colpo perché il muro questa volta era piazzato molto bene su di lei, ha rischiato e è stata punita. 14-11 in Vicenza, ancora la giapponese Takahashi. Kirillova, Fiorini, il suo pallonetto lo recupera Pacagnella, Dallinia, Borrelli, ancora appunto Chiudetti lancia un'occhiataccia alla sua gigante Elena Godina, forse leggermente fuori tempo nello specifico. 15 Vicenza, 11 Chieri. Fiorin, il suo attacco è largo, fuori, gran momento di Vicenza, 16-11, timeout tecnico, il P5 è stato ospite, noi andiamo sulla panchina di Guidetti. Non so cosa dirvi perché le teniamo, poi mettiamo 4 ore di fila, non è che dobbiamo fare grandi cose, dobbiamo fare 30 di bassa davanti e tirare forte in mezzo lì, ok? Il contrattacco del tiro di là, abbiamo preso la palla in difesa e poi mettiamo il contrattacco, sempre quelle le cose, È arrivata la Gerizzo in più, mettere una palla che ha più la pressione esterna, tutto qua, stiamo vincendo bene, dobbiamo andare a fare il cambio palla noi, andiamo! Guidetti non sa che dire, in effetti 4 errori praticamente consecutivi in attacco.
sì, la controtattica si può fare alla bravura dell'avversario, non di certo all'aumento della percentuale degli errori della propria squadra, per cui solo provare a gestire, a raccomandarsi una maggiore attenzione può fare, cioè veramente poca alternativa adesso. Rubinelli dà istruzioni fino all'ultimo alle sue ragazze. Dall'altra parte era Stefano Lavarini che dava informazioni supplementari. 16 Vicenza, 11 Chieri al servizio. Miyuki Tagashi, Shin, come vuole essere chiamata. Kirillova Scott, il primo tempo tra le due, 12-16. Elena Godina al servizio adesso. Col suo servizio può pensare ad una rimonta Chieri. Per fortuna di Chieri arriva l'errore della russa. 17-12, grande occasione questa per Vicenza per allungare. Si è liberata senza fatica di uno dei bombardieri di servizio. Arriva la palla lunga di un palmo veramente di Stefania Paccagnella. 13-17. Di Gennaro da linea, seconda linea di Ieri Silo, e passa la serba ancora una volta implacabile dalla seconda linea. 18-13. Pacale Kirillova Scott. Mochi De Gennaro stava per compiere un vero e proprio miracolo, non le è riuscito, la sua palla poi scavalca la rete ma va fuori. 14-18, Chieri a meno 4. Scott a Righetti, da linea a Righetti, questa palla non era possibile farne di meglio. Arriva poi il muro di Valentina Arighetti, 19-14, fuori Scott, dentro Borri per Chieri. Fiorin, Kirillova, seconda linea di Godina in palleggio, prova a chiudere subito il colpo Shin, contrattacco di Pacale, ancora una volta la giapponese in copertura, adesso va a attaccare. Un angolo terribile che Borri non riesce a controllare. 20-14 più 6 Vicenza. Chiamato le Chieri e noi torniamo sulla panchina di Giovanni Guidetti. Partiamo con un pochino più avanti, vicino ai 3 metri, veniamo indietro con la palla, quando arriva la palla ci giriamo bene lì, gambe piegate, togliamo forte e mettiamo una palla qui. Ok? Le palle di contrattacco non possiamo regalargli, abbiamo preso la palla, lì non fanno cambio palla, possiamo arrivare lì, una murata nei 2 centimetri, stai appena fatto 5 mani fuori alti. E andiamo, forte, non regalargli punti così. Ovviamente è cresciuta Vicenza ed è vero. A Chieri sta mancando un po' dappertutto. Sì, adesso ho ripreso le giocatrici sulla tecnica, perché a questo punto se la squadra non gira tatticamente bisogna ritornare all'ABC e vedere di conquistare subito il cambio palla. Kirillova chiama Pacale alla diagonale d'attacco, questa volta è larga, l'ennesimo errore in attacco, incrocia le braccia, Guidetti non può farci davvero nulla. 21-14, dentro Ilaria Antonucci, fuori Shin, quindi centimetri in più a muro, solo questo indica questo cambio, per l'esordio assoluto quest'oggi di questa giovanissima ragazza nel campionato di A1. Borri, Kirillova per Cristina Vincenzi che va a anticipare il colpo, chiude. 15-21, nuova staffetta, Shin Antonucci, Irina Kirillova. Un ottimo primo set il suo, un buon secondo, come tutta Chieri decisamente in ombra in questo terzo, ma è tutta la squadra che non gira. De Gennaro, da linea Shin, il muro di Cristina Vincenzi, 16-21. Shin alterna bellissime cose a murate incredibili, ancora prima che fa
riparta al colpo. Sì, diciamo che per lei affrontare i muri del campionato italiano è obiettivamente un test difficile. Insomma, Irina Kirillova, che bambina, non è andata a recuperare una palla incredibile e poi fa sbagliare, sono le sue compagne, questa palla giudicata fuori, ecco il replay. Da rimbalzo si sembra nettamente fuori, la stessa impressione ha avuto tra l'altro vedendola da qui. 22-16, opportunità per Vicenza di chiudere il colpo, Pacale, Kirillova per Elena Godina, la palla è molto attaccata alla rete, ancora l'ennesimo errore in attacco e fanno quasi 10 se non vado errato, sui 23 punti complessivi di Vicenza, 23-16, cambio. Entra dentro Petrolo per Fiorin, gioca questa carta. Un'altra giovanissima, non ancora ventenne. Godina non può attaccare, piazza al colpo, Dall'Igna, Arrighetti, prova di Risilo, il muro di Chiedi fa la guardia, Shin, l'ennesima murata che si prende la giapponese. 17-23, è la seconda consecutiva. Fuori Petrolo, dentro Fiorin. Vedelli da istruzione supplementare, Paccagnelle, Dall'Igna. Anche a Pacale in servizio. Dall'Igna per Dierisilo, gran salvataggio di Borri questo. Può attaccare la Godina, il suo missile non può nulla. Valentina Antonelli, 18-23. Negli ultimi 6 palloni, 4 punti Chieri, 2 punti Vicenza. Noi allora andiamo a sentire cosa sta accadendo sulla panchina di Manu Benelli. 7. Poi o apri in 4 con Shin, 7. E apriamo in 4 oppure apriamo con Iva. Ok, Iva, dovremmo avere muro aperto. Entriamo in mezzo a voi. Shin, tira da questa palla. Non entrare così, Ok, cerca tutto quello che sai fare. Dai, okay. dai. Andiamo, Dai, dai. Fai tutto quello che sai fare, insomma basta murate per capirci. Sì, quello che non deve fare nel campionato italiano da casa è sicuramente chiudere il colpo troppo, quindi o gioca di polso e quindi va a creare delle traiettorie molto angolate, oppure va a giocare con il muro. Borelli, ricezione così dalla seconda linea, Shin non potrà fare granché, la copertura di Pacale, Kirillova chiama l'intervento della Godina, il muro va a smorzare il suo colpo, Dall'Igna per Dierisilo, non può attaccare anche in questo caso, due occasioni sprecate per Vicenza, Cristina Vincenzi prova a chiudere il colpo, è il muro di Vicenza che glielo impedisce, poi Dierisilo e questa volta mette giù il pallone del 24-18, ottimo questo terzo set di Vicenza. Prima c'erano solo Paccagnelle e Borrelli, adesso c'è Dierisilo e se anche Svarotta quando tornerà in campo avrà la costanza delle tre compagne di squadra, per Chieri sarà una partita un po' più dura di quanto non sia stata fino adesso. 24 Vicenza, 18 Chieri, sono 6 le palle sette a disposizione degli ospiti. La botta della serba, Kirillova, seconda linea di Godina, il muro va a sporcare, serba in copertura, Dall'Igna per il colpo di Stefania Paccagnella, 25-18, il punteggio adesso è di 2-1 in favore di Chieri, 25-20, 25-23, 18-25 parziali di questi primi 3 set. Belli, diversi, completamente uno dall'altro però, Sì, il secondo set è stato giocato più punto a punto e invece in questo parziale Chieri è crollata, ma soprattutto vittima dei propri errori, ha perso completamente la continuità di gioco ed è uscita piano piano, soprattutto mentalmente, dal match. Poi è ovvio che è cresciuta moltissimo Vicenza. Ecco le statistiche allora, rapidissima occhiata agli errori in battuta, quel 3-2 l'abbiamo già sottolineato, la ricezione migliore quella di Vicenza di poco, gli attacchi vincenti che adesso le percentuali erano invertite, era stata Chieri a prevalere specialmente a muro, adesso è un 3-1, abbiamo visto anche un 6-0 in favore di Chieri, mentre il muro di Vicenza non ha fatto molti punti ma ha impedito se non altro che la palla finisse a terra, smorzandone tantissimi, ovviamente questo è il merito della Minetti Info Plus in questo terzo set. Sì, e poi adesso
aver vinto un set così nettamente sicuramente va a creare grande convinzione nei propri mezzi. Adesso bisognerà vedere appunto come reagisce Chieri, nel senso con quanta aggressività, e quello è sicuramente la prima chiave da dover giocare in questo set, proprio per impedire a Vicenza di crescere. Tanto Vicenza, tra le altre assenze da sottolineare, c'è quella di Alessandra Tortorella, ricorderei tutti, si è infortunata il 1 ottobre scorso a Lille in Francia in Coppa, il crociato sinistro è saltato, per così dire, è stata operata in artroscopia il scorso 16 gennaio, uscita dalla clinica mercoledì scorso, un paio di settimane di stampelle per lei e poi il beach volley, perché il beach è un'ottima terapia per rinforzare i legamenti, tra l'altro è una specialista del beach e quindi unirà l'utile al dilettevole. Per quanto la riguarda Crozzo, dopo i contatti che la Minetti Infobus Vicenza ha già con la TV nazionale, adesso anche la SPNJ Sport, mostrerà l'imprese della top scorer dell'ultimo Grand Prix, ovvero sia della Takashi, con 12 gare del nostro campionato, le 12 gare della Minetti Infobus Vicenza. Vedremo quanto si divertiranno i tifosi del Sollevante oggi, ve lo ricordo ancora una volta, manca qui il tecnico della nazionale bloccato da una nevicata che ha fatto cancellare il volo in partenza dal Giappone per l'Italia, e con lui doveva esserci per l'appunto la troupe della TV, la TBS. Allora, quarto set, 2-1 per Chieri al servizio. Chieri Silo, ottimo il suo terzo set, il servizio ben controllato da Facale. Kirillova per Elena Godina, prova a passare, si ostacolano in due, comunque la palla non va a terra, difesa con i denti questo pallone da Vicenza, poi arriva Cristina Vincenzi a chiudere il colpo. De Gennaro dice a Schitt, quella palla era mia, non era motivo che lo colpisse, anche perché la giapponese correva all'indietro, praticamente il libero di Vicenza era dalla parte giusta, e questa indecisione probabilmente costata questo punto a Vicenza. Primo punto in assoluto di Chieri, intanto muro di Elena Codina, il fallo 2. Aveva sempre iniziato sotto Chieri nei primi tre set precedenti, due peraltro li ha vinti, e adesso è su 2-0. Cristina Vincenzi al salto da linea va a invadere una palla che d'altronde non poteva, solo lasciarla passare, avrebbe preso due mezzi corso, ha sperato forse più una svista. Allora 3-0 Chieri, time out Vicenza, andiamo a sentire Manu Benelli. Sei davanti, perché devi fare fallo di palleggio? Non ci dai un pugno, ma fai un palleggio secondo. Stessa cosa, Paco, ti ha dato una palla bassa, con il muro della Godina lì, giocala, giocala, non smettiamo di ragionare. Non smettiamo di ragionare. Questa, ripeto, è una squadra da prendere col gioco sport. Dai, 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 dai. Piccole tifose di Chieri che invocano il muro, forse quel muro che aveva dominato il primo set con quel terribile 6-0, terribile per Vicenza, splendido per Chieri, guardatelo voi dalla parte che preferite quel muro. Avete sentito con Benelli, troppi errori, ed è vero, questo 3-0, due errori e mezzo abbiamo visto da parte di Vicenza. Shin, la sua botta, poi la palla direttamente sul soffitto, 3-1. E la giapponese va a chiudere il colpo ponendo fine. Miyuki Tegashi, il suo vero nome è Shin, e la prima parte della parola giapponese composta da Shin Gitiai, Shin per cuore, Gi per tecnica e Tai per fisico, ovvero sia le principali doti che questa ragazza sostiene e ha dimostrato di avere, volontà e aggressività. Intanto il muro quasi vincente di Vicenza, buon recupero di Chieri, Fiorin, modo di denaro, chiama palla, si ostacola ancora una volta, poi palla contesa, arriva pronto il fisco di Andrea Tomaselli, ancora una volta una decisione assolutamente corretta. Oggi possiamo dire che la coppia Tomaselli e Ravallese non ha sbagliato davvero nulla, almeno fino adesso, chissà come la penserà Coviello, ma al momento sono problemi suoi al momento. Scherziamo, il presidente di Vicenza ha intrapreso questa battaglia per far crescere un po' di più gli arbitri, che lo sia un miglior trattamento economico magari
qualche raduno in più per crescere tutti insieme, squadre, sogno da ragazze, settore arbitrale. Vedremo come andrà. Intanto sappiamo come sta andando, 4-1 per Chieri al servizio della Godina, Shin in ricezione, il palleggio rovesciato di Daline Preminetti e il muro di Fiorin, 5-1. In grossa difficoltà Vicenza, vediamo Manu Benelli, ferma come una sfida a pensare a una possibile contromisure. Godina, gran botta, Moghi di Gennaro, Dall'Igna per Borrelli, non c'è tocco, l'attacco è lungo, 6-1, 6 punti con 4 errori certi e un mezzo errore. E arriva il timeout, non c'è altra possibilità per Benelli e noi torniamo ad ascoltare il tecnico della Minetti in Fabulosa Vicenza. La porta prima lei di te. La palla è questa, ok, la palla è questa, devo provare a fare qualcos'altro, prova. Provo, cerco le mani, cerco le mani alte, non ci riesco, è lo stesso, ma questo non va bene, ok? No, raga, è la nostra occasione, ora o mai più, ora o mai più, andiamo raga, andiamo a vincere, andiamo raga! Benelli prova tutte, compreso questo dobbiamo vincere, alla fine prova con una sterzata di grinta a toccare nell'orgoglio le sue ragazze, 6 punti di Chieri ben costruiti ma 4 errori clamorosi e un mezzo errore per palle non chiamate, i problemi che aveva Guidetti il set scorso. Esatto, solo che Guidetti aveva la tranquillità tra virgolette di dover giocare comunque un altro set perché due se ne era conquistati, per Vicenza non ci sono tante possibilità. Morri difende una palla incredibile e poi c'è la chiusura da un'altra diagonale strepitosa di Giatelli in mezzo a due, dicevo la diagonale di Anca Facale, 7-1, il nastro, Borrelli, Dall'Igna, ancora Borrelli, il muro di Scotto questa volta è fuori, interrotta questa lunghissima striscia positiva di 4 punti che hanno portato a 7-2 il punteggio in favore di Chieri. Con 5 punti da recuperare, un'altra gara per Vicenza. Facale, Kirilova, chiama Fiorin, la sua diagonale, il muro è in ritardo, Fiorin non può colpire. 8-2, timeout tecnico, noi lasciamo in pace Manu Benelli, andiamo a sentire questa volta Giovanni Guidetti. Quindi volendo il centro della fase e la palla, che va bene. Ok, gran palla. E ragazzi, dobbiamo continuare con questa tensione qua, eh. I set si vincono con delle difese straordinarie, col coraggio in attacco, ok? Anche se non ti girava, però hai tirato, va bene? E due muri ordinati lì sulla pai, ok? Allora, continuiamo l'attenzione a muro, il centrale vado a provare a toccare. L'unica cosa sulla Takahashi, se ricapita, la prossima palla, vale a prendere la diagonale, se non vedi il centrale, perché sta passando solo in mezzo. Tira parallela, bravo, dì che ha quattro occhi, brava lei. Andiamo, chiedi! Era quello di Borri, il coraggio in attacco anche se non ti girava era invece quello di Pagale, indubbiamente è stato un punto quello costruito con due bellissimi interventi, uno in copertura, l'altro in chiusura di colpo. Eh sì, dopo aver strigliato a dovere prima le giocatrici come è, bisogna anche poi rincuorarle quando fanno riconoscere. Bene, riconoscere i meriti. 8-2 per Chieri, un strepitoso avvio della squadra di Guidetti, importante partire così perché se Vicenza avesse avuto forse un po' di benzina in più il tie break poteva essere, come è stata una gara di andata, una possibilità, e con quell'occasione Vicenza, ricordiamolo, si impose per 3-2, 8-3, 5 punti da recuperare per Vicenza, Stefania Dall'Igna, Borri, Kirillova. L'attacco di Pagale in pallonetto, lo copre Dall'Igna, più distinto che con la tecnica, la palla va direttamente in tribuna. 9-3 per Chieri, e adesso il passivo diventa importante, anche perché non vedo una reazione degna di questo nome. Shin, Dall'Igna, Borrelli, il suo pallonetto va a terra. Kirillova si scusa con Scott, dice quella palla era mia, non mi sono mossa. Certo è che Chirilova era davvero dall'altra parte, si è presa responsabilità che non aveva probabilmente questa volta, ma le campionesse fanno anche questo. Sì, soprattutto è andata a scaricare di colpe la compagna.
5 Vicenza, 9 Chieri. Due punti consecutivi della squadra di Manu Benelli. Vincenzi non passa e qui c'è il quarto tocco perché è direttamente il nastro. Guidetti non è d'accordo, non è d'accordo. L'intera Chieri hanno visto tocco nel muro. Time out chiesto da Chieri. Noi invece andiamo a sentire cosa da dire a Manu Benelli e alle sue ragazze. Adesso è il momento di giocare i primi tempi, eh? Ok? Visto, vai su e gira, vai a tirare il cuore dritto, ma rozzo bianco carne adesso, ok? Dai, dai, tranquille, tranquille, raga, stiamogli addosso, urliamoli, andiamo, stiamogli addosso, andiamo, ha ragione Benelli, con la pressione di Vicenza, prima Chieri, non dico paura, ma meno tranquillità l'aveva, adesso con... un parziale importante, ha giocato in scioltezza assoluta, gli è andato tra l'altro bene tutto come in questi casi. Sì, diciamo che stargli addosso sicuramente aumenta la possibilità di commettere errori, perché con la lucidità mette fretta nel chiudere i punti, cosa che è sempre sinonimo di guai per le squadre. Kirillova Vincenzi, la copertura di Borrelli, seconda opportunità per Kirillova, Pacale fischiato, fischiata l'invasione. Teddy Arrighetti lo sa. 10-6, torna più 4 Chieri. Irina Kirillova. Dall'igna chiama l'intervento Arrighetti per muro. Vincente di Cristina Vincenzi che oggi a muro ha dato un contributo straordinario. 11-6. E ha chiuso un paio di punti, tra l'altro nei finali di set importantissimi. Adesso è il momento, gioca la carta Maddalena Sliva, non è al 100%, ma adesso o mai più, Manu Benelli la usa. E la polacca va a piazzarsi, in questo momento in prima linea in palleggio. Ancora Sliva, il pallonetto vincente di Arrighetti. 7-11. Vediamo Vicenza come assorbirà il cambio di palleggiatore. A volte non è semplicissimo. No, non è semplicissimo, ma in questo caso ne aveva bisogno proprio perché mancava un po' di lucidità nel Stefano Dall'Igna, per cui ha bisogno di calma e magari appunto l'esperienza di Maddalena Sliva sicuramente da quel punto di vista può dare qualcosa in più. Sliva, la combinazione rapida con Stefania Paccagnella, la palla è dentro, Giovanni Guidetti sportivamente indica alle sue ragazze che è dentro, la palla era davvero al limite, poteva forse sorgere qualche dubbio nelle ragazze e negli arbitri, il tecnico di Chieri ha riportato subito la concentrazione dove deve essere, non si punti dentro fuori ma in campo, e arriva il punto che premia Chieri, 12-8 più 4 Chieri, campo ancora da asciugare e 4 punti di vantaggio che Chieri potrebbe gestire senza commettere errori. Errori ne ha compiuti tanti nel corso del terzo set ed è quello che spera Manu Benelli. De Gennaro Sliva che va a recuperare una palla che era già di là, poi arriva l'errore in attacco. Sliva aveva compiuto un mezzo miracolo nello specifico. 13-9, questo è davvero un brutto errore. 13-8, scusatemi, brutto errore perché poteva portare più vicino. Sliva per Dierisilo, il muro vincente anche con un fisico di fortuna di Chieri in questo caso. 14-8, il punto adesso di vantaggio sono 6, il che significa vantaggio massimo. 15-3, il conteggio dei muri impietoso. Sliva, Shin anticipa il colpo, indubbiamente pur riconoscendo tutti i meriti di Stefania Dall'Igna, Vicenza con Sliva ha tutta un'altra marcia di davanti, è più rapida. È più rapida, ma più che altro è la capacità di capire l'occasione in cui rischiare molto. Prima ha rischiato con i centrali e si è creata adesso il varco per Shin. Dierisilo completamente fuori misura, 15-9. Decisamente fallosa in servizio quella di Benelli. Vincenzi, Mocchi, De Gennaro, Sliva per Paccagnella, questa volta non chiude il colpo, opportunità adesso e per Fiorin, la buona difesa di Borrelli, Dierisilo sbaglia addirittura il palleggio,
qui forse l'errore, perché questa palla era addirittura per Borelli che era a terra, tutto nasce da lì. E allora time out tecnico, 16-9 per Chieri. Andiamo a sentire cosa accade sulla panchina di Guidetti, che al momento è a colloquio con l'esperto delle statistiche. Ecco, sentiamo. Allora, che abbiamo di là? Chi c'è davanti a noi? Se sei a muro? Chi c'è in porto 2? Allora, toccheranno sempre con la paccagnella dietro, ok? Quindi tu pensi alla paccagnella da sola. Tu hai il pipe e la palla di là con la Takahashi. Va bene? Che la Takahashi su. Ok, paccagnella da sola, dritta, dritta. E la difendiamo tutta sulla diagonale della paccagnella, eh? Tutta la difesa. E il resto siamo lì, va bene? E con occhio, se non mettono per terra la prima palla, la seconda palla va al centrale, ok? Attenti a quella cosa lì, andiamo. Anticipare le contromosse di Vicenza, Guidetti. Questo set sta girando tutto bene, 7 punti di vantaggio, 16-9, e a questo punto della gara 7 punti sono davvero tanti. Vicenza deve inventare qualcosa che possa scardinare la regolarità che adesso ha a Chieri. Non sta sbagliando assolutamente più nulla la squadra di Guidetti. Cristina Vincenzi, Borrelli, difficoltosa la sua ricezione, Shin Sliva prova ad attaccare, va davanti a sé Scott e Codina, e il muro vincente dell'americana, 17-9, occhiataccia di Manu Benelli alla sua palleggiatrice, da lei non si aspetta questa ingenuità. Vincenzi, De Gennaro, Sliva chiama la seconda linea di Chierisilo, la buona difesa di Anca Pacale. Kirillova mette in movimento Godin, la difesa di Borrelli, Sliva per Shin, una palla, una pallaccia fondamentalmente, poi c'è non c'è il tocco del muro, la palla è direttamente fuori, ma praticamente attaccato contro il segnale dell'arbitro, la giapponese. 18-9, dentro da linea, fuori Sliva, nuovo cambio tra le due palleggiatrici, scuote la testa uscendo la polacca, non è soddisfatta di quello che ha fatto, aveva iniziato molto bene, poi un calo vistoso. E negli ultimi 8 palloni, 7 punti Chieri, un solo punto Vicenza, 18-9 il pesante passivo a questo punto. Dall'igna Pacagnella, ancora un attacco toccato dal muro, c'è le mano fuori. 10-18, Shin in servizio. Kirillova per Fiorin, De Gennaro, Shin, il flipper di Vicenza, manda la palla dall'altra parte, Scott, ancora Mochi in copertura, si è sotto la copertura di Shin, Scott, Paccagnella difende ma non può attaccare in nessun modo Vicenza, ennesimo contrattacco con Elena Godina, ancora un tentativo di difesa, si tuffa praticamente sulla nostra postazione, l'aspetto disperato Stefania Dall'Igna. Non riesce a coprire questa palla. 19-10, certo, a Vicenza manca la qualcosa, non manca sicuramente il grinta. Eccola qui, Massimiliano Mazzone ha pescato Dall'Igna praticamente contro la nostra postazione. Ci ha avuto anche una buona dose di coraggio per tuffarsi. 19-11 in favore di Chieri, con Vicenza al servizio con Stefania Paccagnella. Pacale, Kirillova, Scott, buono, chiude una gran botta americana, 20-11, 9 punti di vantaggio per Chieri. Adesso ha una marcia di Chieri, va a una velocità veramente altissima, doppia rispetto a quella di Vicenza, per cui fa fatica. Questa volta accelera i tempi, Dall'Igna con Arrighetti. Punto del 12-20, Dall'Igna. Pacale, Kirillova, un palleggio rovesciato per Scott. Chierisilo prova a coprire il colpo, nulla da fare. 21-12. Il palazzetto dello Sport di Chieri inizia a sentire i tre punti in tasca. Salto palazzetto, ancora una volta colmo, davvero come più non potrebbe. L'attacco della serva di Vicenza, Chierisilo porta il punteggio adesso sul 21-13. 8 punti da recuperare, tantissimi.
Kirillova tenta un fallo netto, si scusa con le compagne perché sa di avere fatto un mezzo pasticcio, ma sul 21-14 le è assolutamente concesso. Sì, io avevo poche alternative, però prima ha fatto un palleggio rovesciato per la Scott che è da cineteca, quindi va bene così. Questa volta l'incertezza di Cristina Vincenzi, non si è capita evidentemente con Irina Kirillova. 21-15, due errori consecutivi da parte di Chieri, che adesso va a attaccare con Anca Pacale, tenta pallonetto, invece piazza la palla in zona 1 dove nessuno può arrivare. 22-15, guardatela lì, ha visto l'autostrada e ha piazzato il colpo a un due punti e righe. Errore in battuta, 9-6 per Vicenza, questo è un dato negativo. Un solo ace in corso della gara, quello ha messo a segno nel corso del primo set da Elena Godina, il 18° ace della sua stagione. Da linea di ritiro, muro, ancora una volta, e Cristina Vincenzi poi sgambetta involontariamente a Incasacale, se la ridono le due, e ridono sì, sul 23-15 viene da ridere indubbiamente. Sì, sicuramente le facce che vediamo in questo set sono diverse, sorride, sorridenti, hanno comunque di nuovo la partita in mano e hanno anche la classe per gestirla. Buona copertura difensiva, può attaccare adesso anche a Pacale, il suo pallonetto da linea in copertura, Righetti, Cin, nella sua botta, Pacale in difesa, Borri, il tentativo di pallonetto, c'è ancora una sorta di pasticcio, si è un po' rilassata Chieri probabilmente, sono arrivati i tre punti messi a segno da Chieri in questo scorso, sono stati tre errori. È vero che il 16-23 permette di sbagliare qualche pallone in più, ma la gara non è ancora finita a Vicenza. Se gli si dà, come in questo caso, l'ennesimo errore, il quarto consecutivo, anche se Ace, se gli si dà questa serie di errori, infatti Benelli, Manu Benelli lì di nuovo a far coraggio alle sue, a Righetti. Vincenzi non passa, la copertura di Cin, da linea di Risino, la sua botta dentro, gran punto questo, 18-23, chiama time out Giovanni Guidetti, giustamente deve interrompere questa serie di errori e di punti, 6 punti negli ultimi 8 per Vicenza, sentiamo Guidetti. Capito? Solo al massimo della porta ogni pallone, ti chiedo solo questo qua, ogni pallone che ci arriva al massimo della porta, che sia in posto 2, che sia in posto 4, tiriamo al massimo, ok? Qui puoi giocare tranquillamente in apertura, tanto rimaniamo uno contro uno, l'attaccarci ci sposta abbastanza, ok? Perché una volta vieni in due, una volta vieni in quattro, l'ultima volta era in due, va bene? Però gioca dove vuoi, va bene? Ok, andiamo! Okay. Insomma, evitiamo gli errori picchiando forte. Esatto, i punti vanno conquistati, è chiaro che insomma, come margine di vantaggio è abbastanza ampio, però comunque non vuole crolli della sua squadra. 18 Vicenza, 23 Chieri al servizio, Valentina Righetti, piazza su Fiorin, Kirillova, Pacale, il muro, è fuori, 24-18, adesso la maschera con Chieri ha a sua disposizione un'infinità di palle match, sono addirittura 6. Ace di Anca Pacale, finisce quindi qui la gara, 25-18 in parziale del terzo set, 25-20, 25-23, 18-25, 25-18 il risultato che premia quella che è stata indubbiamente la squadra regolare. Sì, la squadra più regolare che ha attaccato di più, ha avuto dei grandi numeri anche a muro rispetto all'avversaria e questo è stato un po' la mancanza di Vicenza, non ha saputo opporre e leggere una contromossa all'attacco di Chieri. Allora, probabilmente Vicenza, una sconfitta che poteva, in caso di vittoria, rilanciarla in campionato. Vicenza rimane quindi a 15 punti, Chieri sale a 23 e lì dalla zona alta dove c'è il gruppone con Perugia che segue a 3 punti Novara, Bergamo, Pesaro e Iesi. E adesso dobbiamo recuperare Giovanni Guidetti, sta per raggiungerci in postazione per Chieri, una
vittoria comunque importante questa, in grado di rilanciare una stagione che vede una classifica corta, cortissima. Ieri la vittoria per 3-0 abbiamo seguito di Bergamo, bisogna tenere il ritmo. Ecco qui Giovanni Guidetti che sta arrivando da noi. Allora Giovanni, una partita era iniziata bene, poi vi siete un po' persi nel corso del set che avete perso, una serie di errori incredibili che non sono assolutamente da voi peraltro. Sì, comunque considera che noi sono, questa è la terza partita in 7 giorni, perché abbiamo giocato domenica a Padova, mercoledì abbiamo giocato in trasferta ad Amsterdam, una partita molto difficile contro una nazionale olandese, partita che abbiamo vinto però sudata molto, e oggi un'altra partita. Ho solo tre attaccanti che oggi hanno giocato bene, ma come hai visto nel terzo set, per esempio Valentina Fiorina ha avuto un leggero calo, era da cambiare, ma ovviamente non posso perché ho la panchina che è quella che è, quindi ci stanno questi cali perché siamo un pochino stanchi dopo un periodo così, però molto brava a riprenderci come siamo ripresi nel quarto set. La squadra comunque sta crescendo perché il cambio palla sta diventando sempre meglio, Irina ci dando una grossa mano in quello, e muro e difesa sto cominciando a vedere la squadra che voglio io, quindi siamo in crescita, abbiamo ancora tanto da lavorare, però intanto i risultati sono quelli che voglio. Parliamo dei muri, dire che avete dominato forse è l'unica cosa da dire a muro. Ti dico, stiamo lavorando molto su questo fondamentale, tanto che ci lavoriamo, e abbiamo preso 17 muri giovedì ad Amsterdam, oggi non ho ancora visto il tabellino, però ne abbiamo presi parecchi, 18 oggi, quindi comunque stiamo premendo su buonissimi livelli in questo fondamentale. Oltre ai muri stiamo anche difendendo, e quindi è una squadra che muro e difesa mi piace come sto giocando adesso. La cosa che invece ti ha soddisfatto meno oggi? Ma certe pause nel cambio palla, troppi errori, perché siamo ancora una squadra che sbaglia tanto. Oggi abbiamo fatto 16 errori in attacco e 9 in ricezione, per una squadra che vuole vincere sono troppi. Dobbiamo imparare a sbagliare molto meno, abbiamo l'errore in ricezione, abbiamo l'errore in ricostruzione, che non facciamo l'appoggio perfetto, tiriamo fuori 2-3 palli in attacco quando non c'è bisogno. Quindi dobbiamo solamente imparare a sbagliare meno. Se sbaglieremo un po' meno, la strada è quella giusta. Perfetto, grazie ancora e complimenti. Allora, a questo punto, dal palazzetto dello sport di Chieri è quasi tutto. Allora andiamo a vedere a questo punto quali saranno i nostri prossimi appuntamenti. Mercoledì prossimo, ore 20:30, in diretta su Rai Sport Satellite per Jesi Pesaro. Domenica, per quanto riguarda il satellite, ci sposteremo a Padova con Padova Forlì, mentre giovedì 2 febbraio ci saremo a Busto Arsizio Isernia per la 2. Vedo davanti a noi il presidente Coviello. Presidente, allora, una sconfitta non bellissima, la squadra però ha reagito nel corso del terzo set, poi si è un po' persa. Diciamo perdere con Chieri direi che è normale, perdere fa sempre fastidio, però considerando anche il nostro budget è uguale a quello di 2 giocatori di Chieri. Onore a Chieri, ha giocato molto bene, la mia squadra ha giocato alla pari per 3-7, ma soprattutto ringrazio gli arbitri perché hanno dato tranquillità all'ambiente. Ecco, abbiamo parlato della vostra simpatica protesta, ma cosa chiedete esattamente? Che il settore arbitrale sia aiutato a crescere? Io vorrei che si capisse una volta per tutte, non si protesta per una partita o per un errore, si protesta per una gestione del settore arbitrale che andrebbe professionalizzata, perché si chiede professionalità ai club, va chiesto altrettanto agli arbitri. Gli arbitri sono sicuramente in buona fede, andrebbero aiutati anche a livello economico per potersi allenare, perché partite di questo tipo, come hai visto oggi, molto intense, si abbiano soltanto se l'arbitro si può consigliare il tempo di allenarsi. Certo, allora parliamo delle vostre ragazzine, chiamiamola così, una linea giovanissima oggi. La linea giovanissima è un po' la tradizione, noi stiamo puntando al ringiovanimento, oggi l'età media da 23 anni, ha giocato titolare la Tallinia con una ragazza di 21 anni, palleggiatrice, abbiamo avuto per gran parte la partita 5 italiani su 7 in campo, io penso che i fatti al di là delle polemiche dimostrano che Vicenza lavora per la pallavolo. E tra l'altro qua oggi c'erano tutti i vostri club del Piemonte a fare il tifo per voi. Questo fa piacere, che vuol dire che è la squadra di una città che sta allargando il territorio, c'erano più di 100 persone di Asti, di Finale Ligure, questo penso che possa far bene alla pallavolo, quindi io direi che onore al Chieri, che è una grande squadra, onore al pubblico di Chieri, è stato molto intenso e molto caldo, però io penso che anche la mia squadra abbia contribuito a fare spettacolo. Grazie tanto presidente. E allora a questo punto vi ho già ricordato, mercoledì prossimo a Chieri, domenica a Padova, diamo un'occhiata a questo punto al prossimo turno, rapida occhiata ai nostri appunti, seconda giornata che offrirà, eccolo qui, Bergamo Arzano, Despar Alfieri, Minetti con Primo Indiacomo, ossia Tortoli, Novara con Padova, Forlì con per l'appunto Chieri, la Monteschiavo Jesi con Scavolini Pesaro. A questo punto non mi resta altro che ringraziare tutti voi per l'ascolto, la regia di Massimiliano Mazzoni, il coordinamento tecnico da Roma di Annalisa Bartovi, e darvi appuntamento quindi a mercoledì prossimo.
Giochi di una volta. Un'originale idea regalo. Un viaggio nel tempo per incontrare un passato che diventa un patrimonio indimenticabile. Il recupero dei giochi tradizionali rappresenta per alcuni il ricordo e per altri la riscoperta della propria storia. Scalon, Fionda, Porcola, Sercion sono solo alcuni dei numerosi passatempi raccolti nel DVD Giochi di una volta, caratterizzato da un insieme di testimonianze da consegnare alle generazioni future e da spiegazioni pratiche per provare a portare i giochi passati nel nostro presente. Il DVD Giochi di una volta lo puoi acquistare al prezzo di 12 euro. Acquista subito su Amazon o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiu.com o telefona allo 0444 142 9915. C'era una volta il giornale, poi è arrivato il web. C'era una volta la TV, poi è arrivato lo streaming. C'era una volta Vicenza Più. Ora c'è Vicenza Più Freedom Club. E carta, web e TV vivono insieme per una comunità. Con Vicenza Più Freedom Club, l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club.